cosa avete organizzato per il 25 aprile? Non si frequento molto queste cose. Il 25 aprile sono ritornata perché ce n'è bisogno. Per il resto no, il 1 maggio va bene comunque. In famiglia? In famiglia, sempre. Che cosa farete il 25 aprile? Andiamo in spiaggia, al mare, sì. Primo maggio invece? Non lo sappiamo, scampagnata, non lo so. Di dove siete? Chieti. Chieti. Prima volta qui a Pesaro? Sì, sì. Per il 1 maggio invece? Maggio lavoro. A Napoli, vuoi venire? Siete di Napoli? Sì. La prima volta qui a Pesaro? Sì, sì. E cosa avete organizzato per il 25, 1 maggio? Per adesso siamo qui in piazza, ci godiamo il sole, il mare, poi vediamo. Beh, anche questa bella realtà. Che infatti. Abbiamo appena partecipato al corteo per il giorno della celebrazione e adesso approfittiamo della bella giornata per andare a mangiare qualcosa al mare. Primo di maggio? Primo di maggio ancora non abbiamo deciso niente. Aspettiamo il tempo. Bisognerà vedere. Se il tempo è bello potrebbe essere un'occasione per stare all'aria aperta e sicuramente magari prendere un po' di sole. Siete dalla zona? Sì. Sono qui da tre giorni. Da tre giorni. Da dove venite? Veniamo da Novara. Come avete trovato la città di Pesaro? Bellissima. Bello. 25 aprile, 1 maggio, il programma? No, no, partiamo già oggi. Signore, 25 aprile, che cosa avete organizzato per questa giornata? Ah, guardi, una bella passeggiata, pranzo con gli amici, in famiglia, insomma, niente di eclatante, l'importante è stare bene tutti insieme. 1 maggio? 1 maggio lavoriamo, quindi festeggeremo così, al lavoro. Io vado adesso a casa e mi stendo sul divano e non mi muovo. Siamo a fare una passeggiata, veramente. Siete di Pesaro? Io sì, loro no, sono venuti in vacanza. Ah, da dove? Brindisi. La prima volta a Pesaro? No, assolutamente. Come l'ha trovata la città? È abbastanza bella, sì, viva. Fare una visita qui a Pesaro, perché noi siamo sempre delle Marche, siamo di Potenza Picena, provincia sempre di Macerata, siamo e oggi ci faceva piacere visitare perché c'è l'occasione di vedere il centro storico e allo stesso tempo anche il lungomare che non abbiamo visitato mai e che ci è stato detto che è bellissimo, dunque approfittiamo. Per il 1 maggio? Ancora non sappiamo, adesso intanto ne facciamo una, dopo vediamo. Ragazzi, buongiorno, 25 aprile, che cosa avete organizzato? Una passeggiata a Pesaro con gli amici. 1 maggio? 1 maggio a Modena siamo. La prima volta a Pesaro, visitate sì, Pesaro? La prima volta a Pesaro, bellissima, volta, bella, molto bella, molto bella, quello stavo Emilia. Dicendo. Bella, io vengo dalla provincia di Caserta e la prima volta è bella. Per quanto riguarda il menù, cibo, pranzo? Ancora non abbiamo deciso che cosa fare, lui vuole la piadina, poi vedremo all'1 e mezza, 2 che cosa decidiamo di fare. Va bene, non deciderà solo lui, prego. Fai il saluto qua. Ciao. Ciao.